Buongiorno a tutti, ringrazio il professore Giorgiati per la presentazione. Come si sa, fino alla metà del Novecento più o meno, in Italia si rappresentavano prevalentemente le opere straniere in traduzioni. Era ancora il caso fino ad anni recenti per le opere sul libretto francese di compositori italiani. In questo intervento vorrei mettere in luce un cambio di paradigma importante nelle traduzioni per musica, l'avvento dopo l'Unità d'Italia delle cosiddette versioni ritmiche. È un termine che diverrà poi un sinonimo di traduzione musicale nella convinzione novecentesca che la traduzione di opere liriche è per forza ritmica. Ma in realtà questo termine è storicamente datato. Sui frontespizi di due traduzioni realizzate dal librettista Angelo Zannardini per Ricordi, Fernand Cortés di Spontini nel 77 e la ben più diffusa traduzione del Roi de la Horde di Massenet nello stesso anno. Zannardini ha scritto libretti per Ponchielli, per Catalani, per Cilea, ma è soprattutto centrale per quanto riguarda le traduzioni. Basti pensare che su 180 opere tradotte dal francese lungo l'Ottocento, più o meno, ne ha tradotte da solo quasi 50, più una decina di opere dal tedesco. Eppure, una figura fantasma, come molti altri librettisti dell'Ottocento, si trovano poche informazioni biografiche e non abbiamo nemmeno una foto. Che una traduzione debba seguire il ritmo della musica, ci sembra oggi scontato, ma non lo era nell'Ottocento. Un libretto tradotto doveva anche sfoggiare una veste metrica riconoscibilmente italiana, con recitativi in settenari e endecasillabi sciolti, e strofe liriche isometriche e rimate. Queste esigenze letterarie fanno concorrenza a quelle musicali perché le regole di versificazione non sono le stesse in francese e tedesco. Di conseguenza, nelle traduzioni c'è spesso una distanza maggiore tra testo librettistico e testo musicale rispetto alle altre opere liriche. E chi studia queste traduzioni non può prescindere dalla loro doppia veste, né dai rapporti genealogici che questi due testi intrattengono tra di loro, quale viene prima, quale viene dopo e con quali contaminazioni intermedie. Nella fattispecie, il termine di versione ritmica indica la priorità data alla musica, al termine di un'evoluzione delle pratiche che proverò a ripercorrere rapidamente oggi. La pratica di tradurre le lire è nata in Italia alla fine del Settecento, ma all'inizio si traducevano soprattutto i libretti per poi affidarli a compositori italiani che facevano una nuova musica. L'eccezione è rappresentata dall'operato di Giuseppe Carpani per il Teatro Arciducale di Monza tra il 1787 e il 95. Eppure, a partire dagli anni 20, che prende veramente avvio la pratica delle traduzioni, nella scia delle opere francesi di Rossini. Le traduzioni conoscono poi un'impennata negli anni 40 con le opere francesi di Donizetti e Meyerbeer, e un'altra impennata esponenziale, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento. Eppure ci sono pochi studi sulle traduzioni del periodo post-unitario, neanche nell'Ottocento comunque esisteva una riflessione critica sull'attività di traduzione, che non era più considerata un'attività nobile, anzi veniva apertamente disprezzata dalla stampa e il lavoro era pagato male. Callisto Bassi, ad esempio, il traduttore più famoso della prima metà del secolo, guadagnava 150-200 lire austriache per tradurre opere in 3 atti. Cioè 3 volte di meno rispetto a un librettista. Questa poca considerazione tende a cancellare le tracce dei traduttori e del loro metodo. Ci sono pochi documenti, poche lettere utili ai fini di capire chi erano e come lavoravano, e chi cerca di ricostruire l'evoluzione della pratica deve procedere un po' a tastoni. Prima dell'Unità d'Italia, le traduzioni di liriche erano una pratica anzitutto letteraria. Il fatto è che la musica in generale non veniva neanche presa in considerazione dal traduttore durante la prima stesura. Il francese, ad esempio, è una lingua con accenti deboli e molto mobili nella versificazione, mentre la rigidità accentuale di alcuni versi italiani, senari o tonari, decasillabi, impedisce una corrispondenza accentuale a livello sillabico. I traduttori però approfittano spesso di questo divario
per non provare nemmeno ad imbastire una tendenziale corrispondenza sillabica quando è possibile, ad esempio nei recitativi che hanno, con il setenario e l'endecasillabo, degli accenti più mobili. E infatti nei recitativi è ammessa nelle traduzioni della prima metà del secolo una completa riscrittura ritmica della linea vocale sulla partitura, senza che sia tentata una convergenza. Naturalmente però gli accenti devono cadere sui battiti della misura o comunque su note lunghe perché il canto sia prosodicamente accettabile. Il testo tradotto sul libretto viene quindi poi affidato a un adattatore che cerca di adattarlo alle note musicali. Ciò accade tramite delle modificazioni o dislocazioni del testo, delle modificazioni del ritmo musicale con divisioni, accorpamenti, cancellazioni o aggiunte di note molto comuni, e un ricorso pure a ciò che potremmo chiamare un'elasticità dei versi italiani, nel senso che le collisioni tra due vocali permettono attraverso licenze poetiche di ottenere un computo metrico diverso sul libretto e sulla musica, senza cambiare il verso, e poi un'elasticità corrispondente della musica, rappresentata dai melismi, che possono essere slegati per introdurre più sillabe, oppure creati tramite la sottrazione di sillabe del testo originale. In una terza fase, poi, le modifiche apportate al testo confluiscono in parte nei libretti a stampa, intendo, talvolta con correzioni stilistiche e gli interventi della censura. Ma questo libretto a stampa di solito continua, tramite errori di derivazione, a tradire la stratificazione tripartita del processo. Possiamo vedere il carattere anzitutto letterario di queste traduzioni, traendo esempi dagli Huguenot di Meyerbeer. Il professore della Setta ha pubblicato nel 98 un intervento importante sulla questione delle traduzioni di Meyerbeer. In questo intervento postula tra l'altro che i traduttori prendono spunto da motivi ritmico-melodici riconosciuti nella musica. Credo, e spero che ne potremo parlare, che negli anni 40 e 50 dell'Ottocento sia ancora qualcosa di non così comune, e che la scelta del metro si faccia più del tempo in base all'osservazione del solo testo. Un segno che queste traduzioni derivano in primis dal libretto francese è il mancato riconoscimento del carattere lirico di determinati brani. Se prendiamo l'esempio dell'inizio della congiura dei pugnali nel quarto atto, la sua formalizzazione musicale la rende immediatamente riconoscibile perché è provvisto dalla musica come l'equivalente di un tempo d'attacco, che richiederebbe in italiano una versificazione rimata. Eppure due dei traduttori degli Ugonotti ne fanno un recitativo in versi sciolti, sicuramente ingannati dal carattere dialogico del passaggio che a livello di impaginazione si presenta così come lo vedete sullo schermo sul libretto francese. Sembra proprio chiamare un recitativo. La terza traduzione usa invece setenari rimati, ma ciò non vuol dire che il traduttore Pietro Perego abbia cercato di seguire la musica. Infatti un altro segno di derivazione è l'incapacità di queste traduzioni a prendere in considerazione ciò che è musicalmente inatteso, imprevedibile alla sola lettura del libretto. Lo vediamo su questo esempio. L'Alessandrino «Voulez-vous, comme moi, délivrer le pays?» comporta, oltre alla cesura centrale, che è prevedibile, una lunga pausa nella prima metà del verso, che forma due trisillabi paralleli, punteggiati nella versione orchestrale dagli archi. Qui si tratta dello spartito. Nessuna delle tre traduzioni ha versi che possano essere tagliati sinteticamente al posto giusto. Perego scrive «Salvar volete or voi», che trasposto musicalmente rompe la geometria del passo, un'anacrusi viene troncata e l'altra allungata, e l'adattatore avrebbe potuto aggiungere sillabe, una licenza metrica che si concede in altri punti della partitura, ma qui non ha preso la briga di pensarci. Nella traduzione Ricordi, invece, l'adattatore, per non cambiare il verso del libretto, riscrive ritmicamente e melodicamente completamente la linea vocale, cancellando la pausa e scavalcando gli archi. Solo l'adattatore della versione Maggioni è abbastanza intervenzionista, in questo caso,
non è un dato costante, per correggere il passo con una versione molto equilibrata. Nel libretto abbiamo il settenario «Volete insieme a me?». Sullo spartito l'aggiunta del pronome «voi» permette di rispettare il parallelismo ritmico dei membri. Ci possono essere quindi delle porzioni di testo che appaiono rilavorate sullo spartito, ivi compreso nel libretto nel caso in cui le modifiche dello spartito sono confluite nel libretto, ma la divisione del lavoro che esiste non incoraggia a far collimare fin dall'inizio le esigenze letterarie e musicali, che è una cosa estremamente difficile e che richiede tempo. In più le traduzioni erano condizionate quindi dal grado più o meno alto di fretta e di disimpegno che caratterizzava lavori sconsiderati e pagati male. E quindi per queste ragioni è difficile riconoscere un'intenzionalità delle linee guida chiare. Sul piano dell'autorialità, poi, queste traduzioni sono una matassa tanto più imbrogliata che i nomi degli adattatori sono quasi sempre sconosciuti e che non si sa chi si occupava della revisione del libretto nella terza fase. Ora, già nei primi anni 60 c'è un traduttore, poeta e musicista, Marco Marceliano Marcello, il che rende inutile la figura dell'adattatore. Purtroppo per lui muore giovane e traduce poco. Nelle sue traduzioni introduce nei soli passi lirici, non nei recitativi che rimangono ampiamente riscritti musicalmente, un rispetto rigoroso delle note accoppiato a un rispetto scrupoloso della metrica italiana. Abbiamo chiari esempi di presa in considerazione della musica nella stesura del testo. Riferisco ad esempio all'uso dei versi sdruccioli in determinate situazioni in cui sono permessi da una particolare configurazione musicale. Non abbiamo niente in francese di paragonabile agli sdruccioli e quindi per poterli usare bisogna obbligatoriamente avere la musica sotto gli occhi. Sullo schermo vedete un esempio tratto da un quartetto dall'Africaine di Meyerbeer. La prima linea di canto ha la particolarità di avere un melisma nell'ultima misura. Ci sono quindi tre note per due sillabe, il che permette a Marcello di introdurre nella sua traduzione lo sdrucciolo perdere, mentre i versi degli altri personaggi rimangono versi piani. Un altro punto di svolta fondamentale è rappresentato nel 62 dalla Convenzione internazionale sulla proprietà letteraria e artistica, firmata tra Francia e Italia. Un testo simile poi verrà firmato nel 69 tra Italia e Germania del Nord. L'articolo 6 della Convenzione franco-italiana predispone che per ottenere la garanzia dei diritti di rappresentazione all'estero di un'opera, gli aventi diritti debbano far pubblicare entro 6 mesi dopo la pubblicazione o rappresentazione dell'originale la traduzione nella lingua dell'altro paese. Nel catalogo della Biblioteca Nazionale Francese si trovano molte traduzioni italiane stampate da editori francesi, ma spesso datate solo congetturalmente o in pezzi staccati e incomplete. E quindi, per fortuna, sono capitato per caso negli ultimi giorni su questo testo di legge, dopo aver mandato l'abstract, quindi mi scuso per le variazioni rispetto a quanto era previsto. E in realtà c'è quindi un cambio radicale nella commissione delle opere. Queste stesse traduzioni poi, anche per quello era difficile vederlo, sono pubblicate anche dagli editori italiani, Luca o Sonzogno, e in realtà vengono concesse tramite contratti, vengono concessi i diritti esclusivi di rappresentazione e di ristampa. Non rimane quasi nulla di questi contratti negli archivi. Queste traduzioni ordinate in Francia sono comunque fondamentali nel cambio di pratica. Quasi tutte le traduzioni in italiano tra il 65 e il 75 sono di due traduttori basati in Francia, Giuseppe Zaffira e Achille Delozier. E l'operato di questi due traduttori ha caratteristiche simili. Si evince dagli spartiti che gli editori francesi esigono un rispetto scrupoloso delle note anche nei recitativi, perciò sullo spartito il testo non rispetta più le consuetudini metriche italiane e le opere arrivano sui palcoscenici italiani senza essere italianizzate nella loro veste metrica. In più, le traduzioni pubblicate in Francia lo sono soltanto sullo spartito.
servono a garantire diritti editoriali senza certezza di essere effettivamente usate in rappresentazioni. I libretti corrispondenti sono quindi pubblicati dopo dagli editori italiani che acquistano i diritti. In molti casi succede diversi anni dopo e soltanto se l'opera viene effettivamente rappresentata, ciò implica un rovesciamento del procedimento di traduzione dalla versione musicale alla versione librettistica. I libretti pubblicati in questo caso continuano inoltre a seguire le forme metriche italiane e quindi sfoggiano un divario inedito tra la versione musicale che rispetta le forme francesi e a giudicare dalle circostanze e dall'allontanamento semantico che si produce spesso nel libretto rispetto al testo originale, si può parlare probabilmente di versioni seconde ordinate molti anni dopo in vista della pubblicazione in Italia. Ed è quindi dubbio che sia davvero sempre il traduttore che firma lo spartito, anche se c'è il suo nome pure sul frontespizio del libretto, ad effettuare la trasformazione dal testo cantato in libretto. Non di rado questa operazione doveva essere compiuta da un impiegato anonimo della casa editrice italiana, probabilmente pagato male, che lasciava diversi errori di computo metrico, correzioni stilistiche arbitrarie, delle banalizzazioni e delle assurdità. In questo contesto, l'opera di Angelo Zanardini, per cui viene coniato per pubblicità il termine di versione ritmica nel 77, segna il momento di metabolizzazione in commissioni strettamente italiane di questa esigenza di rispetto della musica. Se uno guarda ad esempio la versione del Re di Lahore, commissionata da Ricordi, è colpito dalla convergenza tra i testi che c'è tra il libretto e lo spartito. Convergenza che non c'è affatto nelle traduzioni degli anni 70. Zanardini riesce bene a rispettare la partitura e ci sono una molteplicità di soluzioni calcolate sulla musica che provano la priorità della traduzione musicale e nel contempo, con divergenze soltanto sporadiche, riesce a rispettare le regole metriche italiane. La liberazione metrica che avviene nella scia dei libretti di Boitò rende ovviamente questa convergenza più facile. Ci sarà ad esempio una forte commistione di quinari, quinari doppi e settenari doppi nei recitativi di Angelo Zanardini. Le competenze di Zanardini fanno sì che estromette dal campo il traduttore di riferimento degli anni precedenti, Lozier, che da lì in poi continua a tradurre per editori francesi, ma solo opere che non varcheranno il confine italiano. Giulio Ricordi, in una lettera a Verdi, dice di aver trovato con Zanardini un traduttore 100 volte migliore di Lozier e cerca pure poi di dissuadere in altre lettere editori francesi ad impiegare Lozier. Si impone quindi il modello del traduttore musicista, che verrà poi proseguito dopo la morte di Zanardini da Amintore Galli, il direttore editoriale della casa musicale Sonzogno, che traduce una trentina di opere. E tra le traduzioni di Zanardini ci sono però anche molte commissioni che continuano ad essere date da editori francesi e ciò implica talvolta, ancora una volta, una librettizzazione differita nel tempo. In questi casi si verifica puntualmente di nuovo un forte divario tra libretto e spartito e delle sviste sul libretto che non avranno giovato alla reputazione di poeta di Zanardini. La Manon di Massenet è probabilmente l'esempio migliore perché è quella tra le traduzioni di Zanardini che avrà la maggior diffusione e presumibilmente dell'84 come l'opera francese, mentre la prima italiana, il primo libretto datato sono del 93 e si rilevano in effetti da un testo all'altro derivazioni semantiche che sconfinano talvolta nell'assurdo. Non so quanto tempo mi rimane, volevo concludere sul Wagner italiano, essendo virtualmente a Bologna, però non so se ho tempo, quindi forse meglio. Ci sarebbe un minuto, quindi sì, insomma. Ah, va bene. No, era un'ipotesi un po' campata in aria. Lasciamo perdere Josef Hahn. Non ho trovato presso la Biblioteca Nazionale tedesca una stampa tedesca della tetralogia di Wagner da Zanardini, tradotta da Zanardini. Questa tetralogia è pubblicata nell'83-84 in libretto e spartito da Luca, però mi stavo chiedendo se non potesse essere stata commissionata a ridosso
della prima rappresentazione tedesca completa nel 1876 in virtù delle convenzioni italo-germaniche sulla proprietà intellettuale. E cioè, quindi ci sarebbe anche in questo caso una librettizzazione differita che spiegherebbe il parere molto negativo in parte di Josef Hanen sulle traduzioni di Zanardini, che sono piene di assurdità e di spropositi. Ecco, la ringrazio dell'attenzione e restituisco la linea.